Otranto prova il cuore dove a cercare panico il destro di Fiore. Che gol di Alfa Fiore. Aspetta, la palla per l'attaccamo di sinistro. Che gol. Sto bellissimo. Che gol di Perini. La finta. Sono io. Il destro di Marrone. Formato di sinistro. Sulla volta c'è Garpino, sto solo Garpino. Supera il portiere Garpino, quanti numeri Garpino. Punteggio nella finale tra terzo e quarto posto tra Focese e Dinamo, in vantaggio la squadra di Capitan Fasano, che adesso si getta in contropiede. Fasano, appunto, il capitano non riesce a imbastire un'azione importante. Comunque abbiamo visto nel primo tempo addirittura la partita dominata dalla Dinamo, la squadra meno quotata sicuramente, addirittura per 3-0 si sono fatti avanti nel secondo tempo i Focese, che però sono ancora un gol sotto. Vediamo però, la partita la vogliono vincere dopo un campionato condotto da primi in classifica. Sicuramente vogliono portare almeno a casa il terzo posto dopo essere riusciti in maniera, insomma, impronosticabile contro la Piazzetta. Attenzione Seguino. Seguino ancora, si gira Seguino, attenzione, cerca spazio, Seguino ancora vince il rimpallo, ancora contro Maisto, Maisto contro Seguino, alla fine prevale il difensore del Paese San Gennaro che si trascina fuori. Seguino vicino ancora per Lorenzo Fasano, sarà calcio d'angolo per i bianchi, blu. C'è ancora Renato Seguino. Tocca a Fasano, Mercogliano, il palo di Fasano. Bravo. Che occasione per la Dinamo. Attenzione Esposito, prova a cambiare tutto per Salvi, non riesce ad arrivarci. Attenzione Seguino, prova ad andarsi, Grimaldi lo chiude. Attenzione Fasano, cerca Seguino al corridoio, Esposito la leva. Attenzione ancora Fasano, Enrico spara la porta, Enrico Fasano. Maisto, prova a palla per Mercogliano, prova anche il destro, esplosivo però alto. Mannaggio cazzo, mannaggio. Esposito. Tocca Maisto, Maisto si accende. Maisto ancora prova a puntare due avversari, se ne va Maisto, alla fine viene chiuso da Zaffiro. Attenzione il contropiede, 3 contro 2. Zaffiro lo prova. Palla che si mira al lato. Gli ultimi 3. De Rosa, ultimi 3 minuti di gara. Attenzione Esposito, Zaffiro lo ferma. De Rosa, tocca Esposito. Ancora Maisto. Mercogliano, ruba palla, attenzione alla Dinamo. Mercogliano prova una specie di velo, Seguino, arriva Fasano, ancora Seguino. Interdizione di Maisto efficace, la ripartenza del mancino, la chiusura di Lorenzo Fasano. Vedremo se la Dinamo riuscirà a mantenere il vantaggio e portare a casa la gara. Attenzione il numero di De Rosa che viene atterrato. Insomma tanto abbiamo fatto 3 video tra ieri e oggi. Ma li ho caricati io tanto. Attenzione, ottima occasione per portarsi sul pareggio la squadra dei Focess. Andiamo a vedere il sinistro di Maisto. Con il Paris Saint Germain ci ha regalato tante emozioni, tantissimi gol. Vediamo se questa volta non perdonerà Maisto sulla barriera. Velleitario, seguiamo quest'ultima azione prima di interrompere il nostro collegamento. Grimaldi dietro per Esposito, pressing dei Dinamo con Fasano, palla allargata a De Rosa. De Rosa prova a saltare Mercogliano, impeccabile in chiusura. Ultimissima azione, stiamo a vedere. Cesti in avanti, 1,5 dal termine. Palla dietro a Salvi si accentra il destro. Mercogliano, c'è ancora Esposito che la prova. La palla sibila al lato. Sul punteggio di 4-3 noi interrompiamo il nostro collegamento. Eccoci con la Dinamo intera, in particolare con Mercogliano, protagonisti di questa grandissima partita, la finale per il terzo e quarto posto vinta dalla squadra della Dinamo. Allora partiamo col dire che voi, una squadra sicuramente senza tantissime pretese, un campionato un po' in ombra per voi, una penultima posizione, e alla fine siete riusciti ad arrivare fino a qua.
Innanzitutto diamo la parola a Mercogliano, quest'oggi migliore in campo, poi la daremo anche ad Enrico. Qual è stata la chiave di volta per farvi arrivare fino al terzo posto contro ogni aspettativa? Vabbè, come ha detto già Renato, ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo detto che ai playoff siamo riusciti ad arrivare lontano e infatti purtroppo contro i Maltesers siamo un po' deconcentrati, ma stamattina ce l'abbiamo fatta. Senti, avete vinto partite importantissime, do la parola a te Enrico, avete vinto partite importantissime contro i Paris Saint Gennaro qua agli ottavi, contro i Focesse quest'oggi. Allora, una squadra quindi rispolvero, cosa vuoi fare, qualche dedica, un'analisi? No, vabbè, l'unica dedica è da fare a tutta la squadra, perché dall'ultima giornata di campionato in poi per tutti i playoff ce l'hanno messa tutta, abbiamo giocato come i pazzi ogni partita, quindi veramente l'unica dedica è solo per loro. Quindi sicuramente un terzo posto che è più di una soddisfazione, la dedica a Fabio, il nostro caro amico Fabio, lo vogliamo bene dovunque esso sia. Allora ringraziamo la Dinamo, facciamo i nostri complimenti a una grandissima squadra.